Amici di Arcade Story, ci siamo. Il 15 di giugno dovrebbero lasciarci riaprire le sale a giochi in tutta Italia. Noi saremo pronti con le aperture qui nella nostra sede ad Arzignano e nel centro commerciale Belgioioso a Modena, dove inseriremo per la prima volta all'interno dei nostri giochi originali il nostro gettone elettronico. Innanzitutto potete registrarvi nel nostro sito con il vostro nominativo e noi vi prepareremo la scheda che vi sarà consegnata quando verrete a trovarci nella sala giochi. La cosa bella è che se in quel giorno voi riuscite a fare un record, vi verrà comunicato tramite messaggio SMS e vi verrà comunicato anche se qualcun altro batterà il vostro record, ad esempio a Pac-Man. Andiamo a vedere come funziona il gettone elettronico. Ognuno di voi all'inizio avrà 4 crediti gratuiti per la registrazione. Volete giocare a Final Fight? Passiamo la tessera e arriva il credito. Oppure volete giocare a Pang? Passiamo la tessera e arriva il credito. O magari un Donkey Kong Junior e arriva il credito. Quanto meraviglioso è poter giocare ai vecchi giochi con la nuova tecnologia. Ma andiamo a vedere cosa potete vincere nel momento in cui farete il record giornaliero a questi giochi meravigliosi. Il mitico joystick di Atari con i suoni dell'epoca. Una meraviglia. Ma non solo, molto altro. Siamo riusciti a importare le action figures dei Master of the Universe, dell'Official Nerf Football, della Polaroid, dove premendo il pulsante esce una piccola immagine, la casa di Barbie e la Barbie stessa, nonché i vari schiacciapensieri con Pac-Man, Galaga, Missile Command, Space Invaders e Centipede. Una cosa molto carina è che se voi vincete il record giornaliero avrete diritto ad un punto. Questo punto, sommato ad altri durante il mese in corso, daranno la possibilità di vincere altri premi. Ed ecco i premi mensili che sono a disposizione di tutti i videogiocatori. Come vedete abbiamo il cabinato in miniatura di Pac-Man a 1/60 in scala, Collection Edition, e questo è uno dei premi più ambiti a mio avviso per quanto riguarda le sfide mensili. Poi passiamo a tanti altri giochi come il gioco in scatola della Walkie Races con le action figure colorate a mano, abbiamo il gioco di Pac-Man di Monopoly, abbiamo un gioco sempre di ruolo di Pac-Man, abbiamo il gioco dell'Atari con al suo interno vari giochi di Atari 2006, il cabinato mini di Karate Champ, di Tetris, di Bubble Bobble. Insomma, dovete venire a trovarci per vedere quante cose originali siamo riusciti a trovare per ritornare un po' a quello che è la sala giochi di una volta. Quando ci saranno le aperture ad Arzignano le comunicheremo tramite la nostra newsletter o tramite i nostri social. Mi raccomando, venite a provare la sala giochi 2.0 con i cabinati originali che solo da Arcade Story potete trovare. Ciao a tutti ragazzi, vi aspettiamo!